buonasera e ben ritornati in studio al Laboratorio Salute, il nostro piccolo giardino virtuale Zen, dove poter sperimentare insieme tutte le tecniche dedicate al benessere e alla buona salute. Incomincio subito con il presentare il mio ospite alla mia destra, oramai già tutti voi lo conoscete, lui si chiama Michele Ranieri, che è fondatore di Anandaveda, è un ricercatore ayurvedico, yoga. Oramai un po' tutti voi avete imparato a conoscerlo e ad amarlo, perché è stato parecchie volte nei nostri studi, e oggi siamo qui insieme perché dopo tanto tempo siamo riusciti a portare un dottore molto importante. Stiamo parlando del dottore Francesco Billi Perugini. Devo dare un pochino a te questo onore, perché sei stato tu ad aiutarmi a convincerlo. Beh, intanto grazie per avermi invitato per l'ennesima volta in questo studio. E sono molto contento, sì, di avere il dottor Billi Perugini qui con noi, che mi permetto di chiamare Francesco, perché al di là della sua interessantissima esperienza nel campo del benessere, è per me motivo di incontro, di crescita, di arricchimento, perché similmente a me è un ricercatore, quindi da un approccio classico ti sposta verso diverse correnti dell'arte dell'essere più che del benessere, a mio parere, e sceglie la libertà di portare avanti la ricerca per amor di conoscenza. Questo lo rende particolarmente interessante ai miei occhi e alla mia mente, al mio essere. Quindi il mio spirito è proprio quello di attingere laddove c'è conoscenza e volontà di portare benessere alla gente e alla terra. Quindi per me avere qui Francesco, poter condividere con lui questo momento, è una grandissima soddisfazione. Ecco, il dottor Perugini ha un curriculum che è vastissimo e lunghissimo, non posso star qui a elencarlo, però vi dico solamente che è medico chirurgo, esperto di fitoterapia, omeopatia ayurvedica, omotossicologia e tecniche omeomesoterapiche, diagnosi del polso e dietetica naturale. Inoltre è anche scrittore, autore di diversi libri e manuali pratici e anche di diversi articoli che trovate online sul suo sito internet, che è poi dottorbilliperugini.it. Innanzitutto le diciamo buonasera, la ringraziamo per essere qui nei nostri studi. Mi piacerebbe un pochino condividere con lei la sua esperienza personale. Lei è una, possiamo dire, è impegnatissimo, no? È per questo che per tanto tempo ha rinunciato al nostro invito, perché so che collabora a diversi pazienti non solo a Bergamo, ma anche a Milano, ma anche in Umbria, a Fano, giusto? Sì, io prima di tutto voglio ringraziarvi dell'invito, ringrazio Michele per l'introduzione, saluto tutti i telespettatori. Che dire, sì, io mi sono laureato in medicina, però prima ancora di laurearmi ero già appassionato di fitoterapia, di medicine cosiddette alternative. E poi lungo, diciamo, gli anni successivi alla laurea mi sono poi approfondito queste altre tematiche via via diverse per completare la mia preparazione. Ho scritto sì dei libri, principalmente sulla fitoterapia, che è la mia prima passione, e poi uno un po' particolare, che mangia grasso e vivi bene, perché io mi sono molto occupato anche di alimentazione, quindi ho voluto scrivere questo libro, di cui dopo semmai possiamo parlare. Poi sì, il mio sito www.dottorperuginibilli.it, non Billi Perugini, mi occupa tantissimo, perché ho scritto per questo sito 500 articoli, lo aggiorno in modo regolare e poi questo mi permette poi di avere quella visibilità per poter fare conferenze, poi sono chiamato appunto a fare docenze o conferenze. Questi anni ho fatto anche docenze per i medici nelle scuole di omeopatia e poi il resto lo trovate sul sito internet, insomma. Ecco, un curriculum davvero lunghissimo.
Oggi abbiamo scelto, io reputo, un argomento molto bello e molto interessante, anche se altrettanto difficile da affrontare, perché parleremo dell'intestino, no? Di questo organo che possiamo considerarlo uno dei nostri organi principali, perché è l'organo responsabile della nostra unicità, sì, l'organo addetto alla trasformazione dei cibi. Assolutamente, vedremo come l'intestino non è semplicemente un organo che digerisce e assimila il cibo, quindi serve per il nostro nutrimento, però è la chiave per l'immunità di tutto il corpo. E ne parleremo in relazione alle allergie, che adesso sono abbastanza prossime a venire con la stagione primaverile, e vedremo come l'intestino veramente condiziona la nostra allergia, può amplificarla o può ridurla, a seconda di come noi trattiamo il nostro intestino. Ecco, poi scenderemo addirittura nel dettaglio e parleremo proprio della cosiddetta sindrome della permeabilità intestinale, esatto. Che può essere molto collegata alle cosiddette, non tanto allergie, ma quanto alle intolleranze, no? Sì, alle cosiddette intolleranze. Ci tengo a sottolineare questo cosiddette, perché io sono sempre stato molto critico nei confronti delle intolleranze, che secondo me, così come vengono proposte al gran pubblico, non esistono. Esistono le allergie e le intolleranze, una sorta di nebulosa in cui ci sono reazioni scomposte del corpo motivate proprio dal problema della permeabilità intestinale. Dopo ci spiegherà che cosa, sì, vuol dire avere un intestino permeabile, perché sì, sicuro, questo sicuro comporta diverse problematiche e anche patologie dalle più gravi, cioè dalle più semplici alle più banali, che possono essere gonfiore e malessere, fino ad arrivare poi malattie proprio importanti. Certo. Allora, passo subito con il presentare l'altra ospite di questa sera, perché parleremo sia da un punto di vista mentale che fisico. Assieme a lei, qui con noi abbiamo l'educatrice Olga Branchi, che è appunto educatrice del metodo Trigger, è massofisioterapista, esperta di tecnica cranio-sacrale e integrazione posturale. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie di avermi dato questa opportunità. Non è stato facile per me decidere di venire e non è stato facile arrivare al Trigger. Il mio lavoro si è sempre svolto all'inizio come una semplice massaggiatrice e lavoro nel campo curativo solo da 33 anni. E ho lavorato in clinica, è lì che ho sviluppato il desiderio di lavorare in maniera diversa, proprio perché mi arrivavano dei soggetti che apparentemente avevano delle radiografie che non denunciavano grandi problemi, la vessa era buona, eccetera, ma pieni di dolori. E lì ho cominciato a capire che dovevo lavorare in maniera diversa, non bastava quello che stavo facendo e naturalmente non bastava lavorare in una clinica e ho dovuto mettermi in proprio, studiare. E il primo approccio è stato l'integrazione posturale, che in quei tempi potevo ancora andare, sono passati tanti anni. E la mia fortuna è stata che una delle persone, l'assistente di questo medico che insegnava integrazione posturale, stava iniziando a fare questa tecnica Trigger e ci ha fatto vedere qualcosa. È stato un amore a prima vista. Ecco, devo dire che per me, se mi domandano cos'è il Trigger per te, è un amore che a prima vista ho capito, ho intuito la grandezza di questa tecnica nella sua semplicità, nel suo non essere invasivo, nel suo accompagnare, nel suo essere dolce, nel suo dondolio, nel suo allungamento, in tutto quello che si fa durante una sessione. Ecco, ma in parole semplici, quali sono i principi di questa tecnica? I principi di questa tecnica sono, prima di tutto, di non essere invasivi, ma di accompagnare la persona. Il principio fondamentale, quando si lavora sul lettino, è quello, a parte che all'inizio si parla sempre con una persona, si cerca di capire le problematiche, ma poi, durante il lavoro, le problematiche vengono fuori anche da sole. Perché non si va mai oltre, si applicano dondoli, si va ad annoiare il sistema nervoso. Quando si annoia il sistema nervoso, la muscolatura si rilascia. Si può passare attraverso il conscio all'inconscio.
è lì che si può giocare poi per fare un cambiamento veramente effettivo nella nostra gabbia, in quello che ci siamo formati. La cosa bella di questa tecnica è che per lavorare sugli altri devo essere rilassata io. Per cui mentre lavoro io mi rilasso. A tal punto che, non so, quando non lavoro forse mi manca. Ha bisogno di una seduta, diciamo, di meditazione. È una meditazione anche questa. In pratica c'è poi una parte attiva e questa è una parte stupenda, si chiama mentastica. Hanno unito i due termini mente e ginnastica. È una presa di coscienza del movimento e questo è quello che io chiamo il bagaglio a mano. Cioè io ti insegno un approccio, un modo di fare e poi tu questo te lo porti a casa e lo sviluppi. Puoi imparare come fare e puoi applicarlo anche su tutto il resto del corpo. Diciamo che sottolinea il lavoro fatto sul lettino, lo amplifica, lo radica, ma soprattutto mentre la persona fa mentastica deve ascoltarsi, è obbligato ad ascoltarsi perché le domande che gli facciamo lo obbligano ad ascoltarsi. Che differenza c'è, come era prima, come adesso, questo genere di domande che dopo magari vediamo facendo una piccola parte per far capire come funziona. E questa mentastica uno poi se la può produrre a casa propria, nel posto di lavoro, a casa propria, dove gli capita, non so. Posso fare un esempio stupido, uno sta aspettando l'autobus, c'è un gradino, può salire su un gradino con un piede e lasciare la gamba giù e l'altra gamba che scende sta rilassando tutto il bacino da quella parte, intanto che aspetta l'autobus, oppure può lasciare andare le spalle, può rendersi conto che in quel momento è troppo teso davanti al computer. Molte persone prendono questa posizione d'attacco, no? E poi naturalmente ne risente la cervicale, di conseguenza poi anche il resto, perché a ogni muscolo contratto ce ne sono altri in tutta la catena muscolare. E difficilmente, nella tecnica 3 che si lavora su tutto il corpo per questo motivo, perché proprio si parla di catena muscolare, si parla di ripristinare una certa elasticità nel corpo, va bene per tantissime cose. Per cui uno che viene con i dolori di qualsiasi genere, articolare, alla colonna, cervico, dorso lombare, rigidità muscolari di vario genere. E a tal proposito, in effetti, parlando di rigidità, mi viene in mente anche bruxismo. Parecchia gente oggi soffre di bruxismo proprio perché ha questa tensione che viene anche dalle emozioni, da quello che succede. Non si rende conto di quello che sta facendo al proprio corpo. E per noi si tratta di ripristinare questa morbidezza e permettere alla persona di essere in grado di farlo da solo, perché questa è la genialità che ha avuto Milton Treghe, con tanto amore, perché lui ha iniziato proprio con sugli amici, sperimentando, ecco, poi spiegheremo provando magari nel dettaglio la storia, la nascita, esatto, di questa sì. tecnica terapia che è stata fondata da questo dottore Milton Treger che ecco, l'ha sperimentata prima su di lui per poi praticarla sui propri amici e poi i pazienti, insomma. Sì, diciamo che ecco, questo è Milton Treger, che è un personaggio incredibile, purtroppo io non ho fatto in tempo a conoscerlo. E quando doveva venire in Europa ha cominciato a malarsi e io non sono andata in America, in quei periodi non mi muovevo. E si può vedere dal suo viso la dolcezza che ha nelle sue espressioni e anche come si muove, come riesce a trasmettere questa tranquillità. Ecco, e poi parlavo, mi sono dimenticata. È nato all'inizio del 1900. Sì, posso tornare indietro un attimo e parlare anche una cosa importante: non è solo il bruxismo, anche nel morbo di Parkinson. Sì. Si è avuto molto riscontro, proprio perché il morbo di Parkinson porta una certa rigidità. E quando una persona è rigida ha paura, diventa ancora più rigida perché ha paura di cadere e si va a rompere questa catena. Hanno una qualità di vita diversa, diciamo. Benissimo. E questo allora, perché mi ero proprio, cioè era importante dirlo perché fa parte proprio
della tecnica e delle possibilità di lavoro, ecco, che dei benefici si hanno, che si hanno sulle diverse problematiche che possono poi colpire il nostro corpo. Sì, l'ansia, anche l'insonnia. Benissimo. L'ipertensione, tutto allora, ciò che può essere abbinato anche alle emozioni, no? Noi somatizziamo nel nostro corpo e per cui dobbiamo poi lavorare sul nostro corpo per riportare la nostra mente a essere anche più leggera. Benissimo, allora di questo ne parleremo poi dopo, perché ora continuiamo appunto il discorso con il dottore Perugini. Abbiamo prima accennato, abbiamo fatto una breve introduzione su quanto è importante il nostro intestino, no? Questo organo, se non sbaglio, ricopre circa il 50% delle nostre mucose. Allora, diciamo che nell'intestino, cioè l'intestino ha l'85% del tessuto immunitario. Per questo le condizioni immunitarie dell'intestino riverberano e influenzano il resto dell'organismo. Diciamo che l'intestino fa parte di un tessuto più ampio che si chiama MALT, cioè tessuto linfatico associato alle mucose, in cui rientrano le vie respiratorie, alte e basse vie respiratorie e le vie urogenitali, quindi, e poi alcune strutture della mammella e gli occhi. Per cui quando succede qualcosa, quando l'intestino si squilibra nelle sue componenti molto complesse, allora potrebbe succedere che questi distretti mucosi, satelliti dell'intestino, si indeboliscano. Quindi una sinusite, una bronchite, un mal di gola, una tonsillite che apparentemente potrebbero sembrare qualcosa di locale, invece sono motivate da un indebolimento dell'intestino. Ed è chiaro che sull'intestino e sulla sua componente immunitaria e diciamo microbica impatta l'alimentazione. Quindi l'alimentazione influenza l'intestino, l'intestino influenza il resto dell'organismo. Ma perché questo, l'intestino è così importante per la nostra unicità fisica? Ma adesso non vorrei prenderla molto alla lontana, però la vita sulla Terra inizialmente si è formata con questi coacervati, queste strutture che si sono poi chiuse e hanno formato la prima cellula. Quindi la vita è possibile sulla Terra nel momento in cui noi si crea un'identità, una individualità vuol dire indivisibilità rispetto all'esterno. Quindi man mano che la vita si è evoluta nelle sue forme più complesse, l'essere individuale è diventato più complesso e i meccanismi per tenere lontano l'ambiente esterno si sono diventati anche questi più complessi, quindi si è creato un macrocosmo e un microcosmo. Noi possiamo vivere solo nel momento in cui riusciamo a tenere sempre separato quello che noi siamo da quello che noi non siamo, il self dal non self. Quindi noi quando mangiamo dobbiamo in qualche modo uccidere quello che mangiamo, altrimenti nel nostro corpo circola la natura vegetale, animale o minerale di quello che noi mangiamo. Apparentemente potremmo pensare che la superficie della pelle, il contatto maggiore con l'ambiente esterno. La nostra barriera, no? Ecco, quella con cui veniamo in contatto più frequentemente con l'ambiente, però la superficie della pelle sono solo 2 metri quadrati. Le vie respiratorie sono 80 metri quadrati, le vie urogenitali sono circa 5 metri quadrati, appunto l'intestino sono 400-500 metri quadrati, cioè come un campo da tennis. Per cui la nostra porta fisica che si spalanca, cioè il nostro microcosmo che si spalanca e si affaccia sul macrocosmo è nell'intestino, soprattutto nell'intestino tenue. È come una maglia questa porta, se la maglia è stretta le cose entrano nel nostro corpo in modo processato, cioè riconosciuto, è come se ricevessero un timbro e quindi entrano diventando noi stessi, quindi si individualizzano. Se invece la maglia si allarga per vari motivi, quindi aumenta la permeabilità intestinale, noi entriamo in contatto direttamente con ciò che noi non siamo, quindi senza l'intermediazione del sistema immunitario di riconoscimento. Queste sostanze strane, queste nature strane che entrano nel nostro corpo, sostanzialmente alterano il nostro equilibrio
la nostra omeostasi, come si dice, e noi iniziamo ad avere delle reazioni scomposte verso l'ambiente esterno, quelle che noi, da una parte sono le allergie vere e proprie, quindi sensibilizzazione, dall'altra parte invece ci sono tutto, appunto, come dicevo, la nebulosa delle intolleranze, che è qualcosa di estremamente poco definibile. E da semplici reazioni di intolleranza, tra virgolette, possono poi subentrare dei processi di infiammazione e di autoimmunità, perché alcune cose che noi mangiamo, non adeguatamente processate dal nostro sistema immunitario, possono cross-reagire con alcune strutture del nostro corpo, per esempio la tiroide, quindi io mangio determinate cose, oppure la permeabilità intestinale fa passare nel corpo alcuni microbi, e questi microbi hanno delle proteine che sono simili in sequenza a delle proteine delle nostre articolazioni, della nostra tiroide. Il nostro corpo reagisce verso queste sostanze strane e contemporaneamente reagisce verso le nostre strutture organiche, fisiologiche, del nostro corpo, anatomiche, e questo porta a tutta una serie di problematiche fino alle estreme conseguenze, che può essere addirittura il cancro. Quindi magari un ipertiroidismo o un ipotiroidismo potrebbe essere causato addirittura da una permeabilità intestinale? Sì, su questo ci sono degli studi che evidenziano come la traslocazione, come si dice, di alcuni microbi che dovrebbero rimanere confinati nell'intestino, entrano nel torrente circolatorio, verso questi il corpo reagisce e contestualmente reagisce verso le strutture del nostro corpo, del nostro fisico. E quali potrebbero essere le altre malattie collegate allo scorretto funzionamento del nostro intestino? Ma per esempio molte artriti, quindi processi infiammatori delle articolazioni, tutto il campionario delle allergie, processi infiammatori a vari livelli dell'organismo, ma anche addirittura problematiche mentali. Esistono parecchi studi che mettono in relazione la permeabilità intestinale con l'autismo, con problematiche cognitive dei bambini, dislessia, disgrafia, eccetera, eccetera. Su questi sono stati fatti parecchi studi. E noi sappiamo che nel bambino fino a circa 7-10 anni la permeabilità dell'intestino è fisiologica, quindi un'alimentazione non coerente, non corretta, potrebbe accentuare questa permeabilità o protrarla nel tempo. Ah, quindi un bambino fino ai 7-8 anni non ha... La permeabilità tende a maturarsi piano piano, queste maglie si chiudono andando... Dopo il primo settennio, quindi tra 7 anni. Quindi diciamo un bambino che cosa non dovrebbe mangiare assolutamente? Sicuramente se noi partiamo dal presupposto che il nostro corpo, la nostra fisiologia, i nostri enzimi si sono sviluppati, se prendiamo in considerazione l'Homo sapiens, cioè in circa 200.000 anni, nei primi 200.000 anni o 150.000 anni il nostro corpo si è sviluppato con determinati alimenti, cioè alimenti naturali. Negli ultimi 50 anni il nostro corpo è entrato in contatto con alimenti che non riesce a riconoscere perché sono processati dalle industrie alimentari, prodotti nuovi, formaggi nuovi, cibi completamente inventati negli ultimi tempi, assemblati. E la cosa quindi che dovrebbero fare i bambini, le mamme, i genitori, dare ai bambini gli alimenti più naturali, più originali, più ancestrali possibili. Questo è quello che bisognerebbe fare. Quindi per esempio... Ma carne, pesce, uova... Integrale? Non necessariamente, no. Ecco, io non sono un patito dell'integrale, lì bisogna vedere di volta in volta, perché l'integrale comunque può essere anche un elemento di sequestro di certi minerali, vitamine nell'intestino e impedire la crescita. Quindi se un bambino è grosso, cresce bene, comunque sovrappeso, un integrale va bene. Un bambino più mingherlino, magro, che ha problemi a fissare i minerali, è meglio non dargli l'integrale. Quindi l'integrale non è qualcosa che in assoluto fa bene, come nulla in assoluto è buono per tutti. Volevo ritornare sul concetto dei disturbi mentali o comportamentali o dell'umore. Prendendo un attimo un'immagine della Ayurveda, cioè la Ayurveda dice che noi abbiamo la possibilità di digerire sia l'aspetto più materico di quello che assimiliamo, quindi il cibo,
E dobbiamo anche essere in grado di digerire le cose immateriali, le immagini, i suoni, le parole, gli insulti, le parole più dolci. Tutto questo deve essere incamerato e fatto nostro, esattamente come l'alimentazione, come un alimento deve diventare nostra carne, anche ciò che è immateriale, le immagini appunto, e i suoni devono essere fatti nostri. Se noi non siamo capaci di far questo, anche ciò che è immateriale con cui noi veniamo in contatto vaga nel nostro corpo come, dice la Ayurveda, come tossine mentali e che può farci ammalare. Addirittura ciò che è immateriale, che noi non riusciamo a digerire, un insulto, una critica, mettiamo, vaga nel nostro corpo e si materializza, quindi i pensieri possono concretizzarsi come qualche cosa di pesante, di tossinico che preme sui nostri tessuti, quindi ci fa un buco, un'ulcera. La stessa cosa il cibo, vaga nel nostro corpo e poi si smaterializza e diventa pensieri, quindi certi cibi danno certi pensieri, secondo la Ayurveda, e certi pensieri possono portare a determinate tossine. E questo è stato poi in qualche modo spiegato dalla scienza moderna con la psico-neuroendocrino-immunologia. Quindi c'è un interscambio continuo tra la nostra mente, cioè diciamo il cervello che sta nella nostra testa, e il cervello che sta nella nostra pancia. E questi due continuamente si parlano, e quindi le malattie di cui noi possiamo soffrire potrebbero essere dai due poli, venire da un polo mentale o da un polo diciamo più viscerale. Ecco, si dice anche che noi diventiamo ciò che mangiamo, no? Esattamente. Alcune volte. Infatti la Ayurveda dice: se tu mangi cibi molto piccanti, molto pitta, ti scaldi e diventi collerico, perché la collera è associata al rosso, è associata a pitta, quindi se mangio pomodori, peperoni, tutte cose pitta, carne rosse, mi scaldo e divento irascibile. Se invece mangio altri cibi mi calmo, quindi il dolce calma. Ecco, questo è un po'... E vediamo come la saggezza millenaria ayurvedica, quindi cose dette 3-4 mila anni fa, poi sono state spiegate e confermate dalla scienza. Vedo che anche Michele annuisce. Sì, perché in un certo qual modo le cose che Francesco dice erano in parte anche cose che volevo accennare in questo incontro, per quanto... Mi piace che Francesco le dica in un contesto anche medico. Comunque sì, l'essere più vicini alla natura e l'essere più vicini alla terra è un requisito importante sia per i ragazzi che per tutti quanti, in un certo qual modo. Ogni volta che noi ci allontaniamo dal seme o dalla pianta e cominciamo processi di raffinazione, di... alterazione spesso e volentieri, di inserimenti estranei, come in alcuni casi si arriva al parossismo di utilizzare derivati del petrolio, cose del genere, facciamo un vero e proprio processo di un attentato, io lo considero un attentato al buon vivere, un'alterazione di un istinto che ci fa capire fin da bambini quello che è bene da quello che non è bene. Alla fin fine diventiamo così, sostanzialmente dei serbatoi che spesso e volentieri aprono la bocca per metterci dentro quello che la pubblicità vuole che noi assimiliamo. Per l'amor di Dio, io non sono contro la pubblicità, sono contro una logica che non vede l'uomo che vede l'uomo come un'entità da servire, non da servire. Questo per me è molto importante. Quindi quello che Francesco dice sostanzialmente non solo è di essere vicini alla natura, ma è anche quello di fare un uso sapiente di tutto quello che diventa nutrizione. Quindi ancora l'importanza degli organi sensoriali, quindi un buon sentire, un buon vedere, un buon odorare, un buon toccare. In India si mangia con le mani, per esempio. È un'abitudine stupenda, che può sembrare pagana, quasi barbara, ma in realtà c'è una raffinatezza, perché prima di mangiare ci servono un vassoio contenente acqua con dei petali di rose per pulirci le mani, e la stessa cosa lo fanno quando si finisce il cibo, ed è davvero... usano una foglia di banana, perché la foglia di banana
assorbe eventuali impurità presenti nei cibi e in più è totalmente ecocompatibile perché viene poi smaltito dalla terra. Io, quel primo viaggio in India, mi diedero il chai, che è una specie di tè con delle spezie, che anche lì è un alimento estremamente interessante, in un bicchiere di terracotta, era l'80, 30 anni fa. E finito di bere il chai, diedi il bicchiere indietro al chai man, che lo buttò dietro di sé dove c'era un cumulo di bicchierini, no? La terracotta ritorna a terra. Adesso non c'è più, adesso c'è la plastica, per dire, no? Come noi ancora andiamo ad Che butta alterare. dentro lo stesso. Si butta lo stesso, ovviamente, perché la forma mentis dell'indiano è semplice, però non ha un impatto ambientale forte, mentre invece quello della terracotta no. Ma non solo, si potrebbero toccare tantissimi ingredienti, a tantissime cose. Una cosa che a me interessa, che Francesco comunichi un po' con noi, è l'importanza, visto che si parla di alimenti sottili, delle erbe e delle spezie nel nostro vivere, e non mi riferisco solo alla curcuma, al coriandolo, allo zenzero, all'ajwan, che è il team indiano, ma mi riferisco anche alla tradizione delle piante e delle erbe della nostra terra, della nostra cultura mediterranea, perché è solamente da poco tempo che ci siamo allontanati da questa sinergia con le piante, che nella tradizione ayurvedica sono considerati manifestazione delle divinità. Quindi nutrirsi anche con queste sostanze vuol dire sostanzialmente portare gli dèi dentro di noi, vuol dire andare a nutrire non solamente il corpo fisico, ma anche il corpo eterico, il corpo pranico, il corpo astrale, i vari livelli sottili dell'essere. Tant'è che c'è proprio un'interazione tra erbe e chakra, così. Giusto per, come dire, arricchire le cose che Francesco ha accennato, perché appunto noi siamo fatti, sì, noi siamo quello che mangiamo, ma siamo anche quello che pensiamo, siamo anche quello che diciamo, siamo anche, quello che ascoltiamo. Ed è molto importante questo rapporto di sinergia con i vari aspetti di Madre Terra, che è la donna numero uno al mondo, secondo me, Madre Terra. E oggi che è l'8 marzo, secondo me, io oggi ho fatto gli auguri a tutte le donne che mi sono care e soprattutto a Madre Terra, perché è lei che ci sostiene. Adesso non so se ho risposto, però io vorrei tanto che Francesco ci parlasse di questo. E colgo anche l'occasione per ringraziare Olga, perché comunque il percorso di questo signore trailer, Milton Trevor. Milton Trailer, che io ancora non conosco, comunque è il coraggio dell'uomo, il coraggio dell'uomo di dire la sua, di ricercare, di essere, perché a mio parere siamo tutte persone qui che stiamo appunto osando, la ricerca osando di prendere, di sperimentare o quant'altro. Io credo che l'uomo di oggi debba muoversi in questa direzione più che mai, non seguire, ok. Seguire le leggi, per l'amor di Dio, è importantissimo, però in maniera attiva, non passiva. Dare Dare il proprio contributo. il proprio contributo. Va bene, allora adesso noi ci dobbiamo lasciare per qualche istante perché abbiamo la pausa pubblicitaria da rispettare, ma state con noi perché continueremo a parlare sia con il dottor Billy Perugini, con Michele che con Olga Branchi. Bene, ritornati in studio, vi ricordo che siamo qui con i nostri ospiti, qui alla mia destra abbiamo Michele Ranieri, ricercatore Nanda Veda, e poi abbiamo il dottore Francesco Billy Perugini, che è medico chirurgo, omeopata, fisioterapista, e con lui stiamo parlando di intestino, e poi abbiamo Olga Branchi, che è educatrice del metodo Traeger. Con lei parleremo subito dopo, continuiamo il discorso collegato all'intestino, scendiamo ora nel dettaglio, parliamo di sindrome della permeabilità intestinale. Che
Che cosa succede allora quando il nostro intestino non funziona bene? Diciamo che la parte, quella che si adopera di più nella trasformazione dei cibi, è quella collegata, cioè è l'intestino tenue, no? della parte del nostro intestino. Sì, diciamo che la digestione vera e propria avviene nell'intestino tenue, quindi la bocca, la saliva, lo stomaco sono preparatori, quindi preparano il cibo per la digestione finale nell'intestino tenue. E dobbiamo pensare che una parte molto importante della digestione è fatta non da noi, ma dalla flora intestinale. Ecco l'importanza della flora intestinale. Quindi la flora intestinale digerisce insieme a noi e estrae, riduce ai minimi termini gli alimenti ed estrae dagli alimenti i nutrienti che poi vengono assorbiti dalle nostre cellule intestinali. Non solo, mangiando gli alimenti con noi, i microbi producono tutta una serie di fattori benefici, vitamine, enzimi, eccetera, eccetera. Quindi una cosiddetta disbiosi, cioè l'alterazione di questa massa microbica che c'è nell'intestino, riduce anche le nostre capacità di digerire, di demolire i cibi e quindi di conseguenza anche la nostra assimilazione. Ecco perché la sindrome da permeabilità intestinale è qualche cosa che avviene sempre per una rottura di un equilibrio e un'ecologia. Ci sono delle strutture che fanno parte, delle componenti, perché il sistema ecologico per sua eccezione è qualcosa di complesso, fatto da diverse componenti con delle variabili. Quindi le componenti sono le strutture immunitarie, le mucose, le superfici mucose e la massa microbica. Se si alterano questi rapporti, possiamo come esito finale avere un aumento della permeabilità intestinale, che è quello che avevo detto prima, cioè le maglie dell'intestino si aprono. È importante dire che il nostro intestino è uno strato monocellulare, cioè sono solo uno strato di cellule estremamente delicate che hanno una vita media di 6 giorni, quindi un danno, cioè un danno può poi dopo propagarsi alle altre cellule dell'intestino e non permettere alle cellule di rigenerarsi. Questo succede per esempio quando vengono usate delle terapie tipo chemioterapie, radioterapie, danneggiano grandemente queste cellule che sono molto sensibili. La sindrome della permeabilità intestinale sostanzialmente quando le cellule si allontanano, quindi non stanno più strette una vicina all'altra, si allontanano e lasciano degli spazi. In questi spazi passano gli alimenti e i microbi, la traslocazione batterica, senza che questi alimenti siano, come ho detto prima, adeguatamente riconosciuti, cioè attraverso la tolleranza orale. La tolleranza orale è un meccanismo estremamente raffinato del nostro intestino che mette il marchio. Ciò che è eterologo diventa omologo, cioè ciò che noi non siamo diventa ciò che noi siamo. Quindi è tutto un sistema enzimatico, microbico, immunitario e mucoso che deve fare in modo che ciò che entra è assolutamente diventato innocuo. Cioè, appunto, io ho usato la parola uccidere. In effetti, il nostro sistema gastrointestinale è come se riportasse a un brodo primordiale l'alimento, lo scomponesse, ne facesse un brodo, poi solo come brodo può entrare dentro il corpo e essere ricomposto come cellule, dei muscoli, dei tendini, dei vasi, eccetera, eccetera. Quindi la permeabilità intestinale invece porta dentro il corpo cose che non sono state adeguatamente riconosciute e incorporate. Quindi è come se dentro il nostro corpo viaggiassero diciamo individualità estranee, cioè non siamo noi stessi e quindi iniziamo ad avere dei piccoli disturbi di pesantezza, di gonfiore, di stanchezza all'inizio che denotano una, tra virgolette, intossicazione. Quindi quella che noi chiamiamo intossicazione in generale è qualche cosa che sta intossicando, è di troppo nel nostro organismo. Quindi
Vediamo che gli studi scientifici dimostrano che determinate patologie come l'artrite reumatoide, il morbo di Crohn, la retocolite ulcerosa, malattie importanti su base autoimmunitaria, sempre c'è una permeabilità intestinale, che è difficile dire se precede la malattia o è successiva, però comunque c'è e questo amplifica e peggiora la malattia stessa. Ecco, quindi poi nel caso tipo dell'artrite reumatoide molto spesso si deve ricorrere a un antinfiammatorio per risolvere magari il problema del dolore e questo poi può provocare un'ulteriore permeabilità dell'intestino. Sì, diciamo che appunto colgo l'occasione per dire che gli antinfiammatori non steroidei, cosiddetti FANS, sono tra i farmaci più permeabilizzanti dell'intestino. Quindi spesso noi, per esempio, non so, facciamo uso per un dolore articolare di antinfiammatori in modo ripetuto durante l'inverno, poi improvvisamente in primavera diventiamo allergici. Oppure manifestiamo delle allergie che non avevamo mai manifestato perché noi, da un punto di vista familiare o personale, non eravamo allergici. Quindi un allergico peggiora la propria allergia, la persona può diventare un nuovo allergico o pseudoallergico. Quindi tutti questi farmaci di cui noi usiamo, diciamo che oggi abusiamo perché potremmo usare molto meno, aumentano le allergie, aumentano le cosiddette intolleranze e peggiorano i sintomi delle persone che sono comunque di natura, di costituzione allergici. Questo vale anche per gli antibiotici nei bambini, più antibiotici usiamo e più i bambini diventano allergici se c'è una tendenza ad esserlo o possono manifestare sintomi pseudoallergici se non lo sono costituzionalmente. Dunque, allora quali sono i primi sintomi per diagnosticare la permeabilità? Cioè esistono dei test? Sì. Per esempio in commercio ci sono tantissimi test per le intolleranze alimentari, no? Però non è detto. Cioè, come lei ha ben detto prima, le intolleranze non sono altro che un sintomo che il nostro intestino non funziona poi così bene. Allora, io ho più di vent'anni, quando facevo il docente in modo più frequente ai medici e ai miei colleghi, ho sempre contestato il ricorso a questi test alternativi delle intolleranze. Ce ne sono di vari tipi, in farmacia, in erboristeria, li fanno i miei colleghi, naturopati, eccetera, eccetera. Cioè, si è sviluppato tutto un mercato di questi test che, a mio avviso, anche quelli che si propongono in modo più scientifico, sono assolutamente inattendibili. Quindi io invito sempre, e ho anche scritto un articolo sul mio sito internet, invito sempre a non farli, a non buttare i propri soldi in questi test. Se non sbaglio, si intitola Chi fa i test ai test. Chi testa i test. Chi testa i chi test. Testa. Test. Perché io dico sempre che le intolleranze è uno stato, non è una reazione verso qualcosa, è uno stato in una condizione in cui io cado proprio per il meccanismo, attraverso il meccanismo che ho detto prima, cioè io mi intossico, ho di troppo dentro me stesso, questo altera la mia omeostasi, ho delle reazioni scomposte verso l'ambiente abituale. Allora, avendo tutti questi sintomi vaghi, non patognomonici di qualche malattia, cioè non tipici di qualche malattia, faccio tutti questi test e vengono degli elenchi di cibi, di alimenti, poi molti sono disorientati da questi elenchi, da questi papiri di alimenti che dovrebbero togliere, cose abitualissime. Quindi il concetto nelle intolleranze non è quello di reagire verso qualcosa, perché quella sarebbe più propriamente un'allergia, ma di avere una reazione scomposta verso moltissime cose del nostro ambiente abituale o cose nuove che sono venute, sono comparse negli ultimi 50 anni, 40 anni. Quindi il problema è quello di chiudere, di rinsaldare, di ricostituire questa individualità, di non fondermi con l'ambiente, di non simpatizzare troppo con l'ambiente. Questa è l'azione da fare, non quella di eliminare in modo certosino e di andare a cercare ogni singolo alimento, che è impossibile fondamentalmente, oppure anche cercare altre sostanze, insomma, che questi sedicenti test per le intolleranze dovrebbero trovare. Quindi una dieta di esclusione è più che sufficiente, perché poi alla fine, se noi andiamo a vedere i risultati di questi test, il più delle volte sono gli alimenti classici che danno problemi, i latticini, i cereali, eccetera, eccetera. Insomma, non è che. Che poi sono quelli alla base della nostra alimentazione mediterranea. Sono quelli, diciamo, di cui oggi abusiamo.
perché oggi noi abusiamo di carboidrati e la nostra alimentazione è diventata ipercarboidratica. Questo è il motivo per cui i nostri bambini sono i più obesi d'Europa subito dopo il Portogallo. A Napoli addirittura c'è un bambino su due è obeso. La zona più obesa d'Italia, sia per quanto riguarda gli adulti sia per quanto riguarda i bambini, è il Meridione, dove dovrebbe esserci questa fantomatica, e anche lì sono molto critico, dieta mediterranea, che a mio avviso non esiste, non è mai esistita, però ecco, doveva dare i migliori frutti proprio laddove sembra sia nata, cioè nel Meridione. Invece i popoli meridionali sono i più obesi, quindi i popoli più virtuosi sotto questo profilo sono i valdostani, o la gente, o i popoli del nord. Quindi anche questo aver diciamo spinto i carboidrati e criminalizzato le proteine e i grassi ha dato questi risultati, cioè ha dato risultati che siamo sempre più grassi. Con l'aumento del peso arriva la sindrome metabolica, che è una sindrome che comprende diabete, sovrappeso, ipertensione, dislipidemia, eccetera, eccetera, quindi ritorna dalla finestra alle patologie cardiovascolari che avremmo dovuto eliminare togliendo i grassi. E così non è stato. Ecco, poi dopo le chiederemo perché mangiare grasso, mangia grasso e vivi bene, certo. Le chiederemo di spiegarci il titolo di questo libro, che poi un po' è il riassunto della sua teoria. Ma ora veniamo ai consigli pratici. Se una persona soffre appunto di permeabilità intestinale, ha problemi di intestino, causati, non so, da una scorretta alimentazione, penso sia la partenza, fino ad arrivare poi alle problematiche, quelle più consistenti, tipo nel caso di patologie gravi o chemioterapia o radioterapia o, come diceva lei, le altre malattie più importanti. Come si può intervenire da un punto di vista omeopatico, fitoterapico e anche ayurvedico? Diciamo, c'è prima, qualche consiglio sì, che possiamo dare? Prima di tutto bisogna appunto fare un'anamnesi e vedere, dichiarire bene il problema. Il quadro fisico. Trovare una temporalità, quindi capire da dove tutto è iniziato, perché molte volte le cose iniziano perché si è cambiato, si è fatto uno spostamento geografico, si è cambiata alimentazione, poi si è fatto abuso di farmaci, o si è avuto anche una malattia epidemica o una semplice anche influenza, può portare a un aumento della permeabilità intestinale, cioè può aprire l'intestino e questo poi non richiudersi spontaneamente, perché vengono fatti poi dei successivi errori. Quindi va un attimo capito il motivo per cui la persona ha questo, prima di tutto se ha la permeabilità intestinale, poi come mai, e il primo intervento è certamente quello alimentare, quindi riportare nella persona a contatto con l'intestino ciò che l'intestino è stato creato per digerire, per assimilare. Cioè noi siamo uguali a un uomo di 40.000 anni fa, cioè un paleolitico, e ci spostiamo solo dello 0,02% da un punto di vista genetico. Quindi noi siamo gli stessi uomini, cacciatori e raccoglitori, di 40.000 anni fa. Il nostro intestino è lo stesso. Per cui bisogna riportare l'intestino a contatto con ciò che è ancestrale, che è antico, che lui possa riconoscere. E poi dopo utilizzare varie tecniche, cioè varie terapie, appunto l'omeopatia, l'omotossicologia, prodotti ayurvedici, a seconda dei problemi che si devono affrontare, perché la permeabilità intestinale può manifestarsi su vari livelli, può essere una tosse cronica, può essere un problema, una dermatite, può essere un asma, può essere un'artrite, quindi si danno dei prodotti specifici per il problema, però l'intervento più importante è quello di sanare, di chiudere l'intestino con una corretta probiotica. Esistono dei prebiotici e dei probiotici che nel tempo riescono a ricostituire le condizioni ecologiche intestinali. E poi contemporaneamente si possono fare terapie di purificazione, appunto ayurvediche, sia esterne, con tecniche esterne, oppure delle purgazioni o dei lavaggi intestinali. Ecco, questo è una cosa che non per tutte le persone è necessario fare tutto questo, dipende dalle singole persone e dalla gravità della condizione. Ecco, è vero che per far sì che i prebiotici abbiano un effetto positivo sul nostro intestino devono essere assunti per tanti mesi, perché altrimenti il loro effetto finisce esattamente nel momento in cui noi smettiamo? Sì,
Esattamente, molti hanno l'abitudine, per esempio, dopo aver fatto gli antibiotici o i bambini fanno gli antibiotici, di dare i fermenti lattici, se li danno, molte volte non li danno neanche e sbagliano. E li danno per una settimana, 10 giorni, non serve assolutamente a nulla, perché si vede che le condizioni ecologiche dell'intestino mutano e si ripristinano dopo almeno 4 mesi, quindi almeno bisogna fare una terapia di 4 mesi. Dopo si può discontinuare, perché da alcuni studi, soprattutto nei bambini in cui c'è un'immaturità dell'intestino, della flora intestinale, per esempio il bambino acquisisce un equilibrio della flora intestinale verso i 2 anni e una corretta permeabilità intestinale verso i 7-8 anni. Quindi tutti gli antibiotici dati precocemente lasciano un effetto anche di 15-18 mesi, come si evidenziano da alcuni studi. Quindi questo vuol dire che il bambino ha delle alterazioni immunitarie dell'intestino, che è quello che governa poi l'immunità e la saldezza immunitaria delle alte e basse vie respiratorie. Questo viene alterato quindi e il bambino poi dopo un mese ricade e gli si dà un altro antibiotico. Quindi queste ricorrenze che hanno i bambini, quando ci sono bisogna sempre pensare all'intestino. Dunque si ha una sorta di effetto distruttivo sul corpo? Sì. L'antibiotico chiaramente è necessario, non è che si può fare a meno dell'antibiotico, però un conto è saper dar solo quello e tutte le volte che il bambino si ammala gli si dà l'antibiotico per 7-8 volte durante l'inverno, oppure si ha una visione un po' più unitaria, più globale, si cerca di spostare l'attenzione dalla gola, dalle vie respiratorie verso l'intestino, e questo purtroppo molti miei colleghi non lo sanno fare, perché la nostra medicina ci abitua a vedere le cose in modo molto apparatistico, localistico, quindi se la malattia insorge nelle tonsille, il problema è nelle tonsille, l'intestino non c'entra niente. Ecco, addirittura leggevo in uno dei suoi articoli che molte malattie che colpiscono la nostra bocca dipendono anche queste dall'intestino. Sì, in effetti le gengive e la bocca in generale e fa parte di questo malte di cui ho parlato, quindi di questo tessuto immunitario che va dal tratto urogenitale fino alla bocca. Quindi molte problematiche come la piorrea, come la retrazione delle gengive, gengiviti in generale, sono legate all'intestino. Quindi il dentista fa benissimo a fare una pulizia, il curettaggio, eccetera, eccetera. Però poi dopo si ferma lì, nel senso che molte volte non capisce che bisogna intervenire sull'alimentazione e intervenire sull'immunità intestinale se si vogliono avere dei risultati che durino, perché comunque è sempre un intervento localistico e le nostre mucose sono molto sensibili a quello che mangiamo, quindi una reazione, un'intolleranza può manifestarsi con una sensibilità, un'irritazione delle mucose. Benissimo. L'ultima domanda che le faccio in questa parte della trasmissione, le chiedo di spiegarci, allora nella mia immaginazione, ma io penso anche nella maggior parte delle persone, se si dice mangiare grasso, si pensa che questo possa comportare diverse patologie nel nostro corpo, no? Perché per me il mangiare grasso è il panino, non dico di quale marca famosa, comunque diciamo le cosiddette schifezze alimentari. Ma lei ha scritto questo libro dal titolo davvero provocante e c'è una spiegazione scientifica di fondo, mangia grasso e vivi bene. Che cosa significa questo titolo? Perché mangiare grasso e quale tipo di grasso fa bene al nostro corpo? Ma innanzitutto bisogna fare una distinzione tra grassi e grassi. Ci sono sicuramente dei grassi che non vanno bene e dei grassi che vanno bene. Di solito le persone hanno un'idea che in generale i grassi facciano male ed in particolare facciano male quelli che io invece considero che facciano bene. Se prendiamo gli alimenti come il burro, mettiamo pure il grasso animale, è considerato diciamo apportatore di colesterolo e di grassi saturi, questo sempre nell'immaginazione collettiva tende ad occludere le arterie e quindi poi mi viene un infarto o mi viene un'ischemia. Io nel mio libro smonto questa visione, questo messaggio, questo dogma, questa teoria che è diventato dogma, con tutta una serie di lavori scientifici che
dimostrano che questo non è vero, che non è mai stato dimostrato. Se noi consideriamo i grassi nella loro naturalità o naturalezza, quelli che troviamo nel burro, quelli che troviamo nell'olio d'oliva extravergine, quelli che troviamo nelle carni o nei formaggi, non c'è nulla di male in questi grassi. Questi grassi hanno nutrito gli esseri umani per centinaia di anni, migliaia di anni, se andiamo indietro ancora alla comparsa del genere Homo, per 2,5 milioni di anni. Quindi se ci fosse stato qualcosa di male in questi grassi, saremmo appunto tutti estinti. I grassi che fanno male, quindi, non sono i grassi che troviamo normalmente e in modo naturale negli alimenti, sono quelli che sono stati processati, quelli ossidati, sono quelli che vengono in qualche modo irranciditi. E quelli che fanno davvero male sono quelli che invece le persone pensano che facciano bene, cioè gli oli di semi. Oli di semi di vari tipi che sono entrati prepotentemente nella nostra cucina, sulla nostra tavola, dagli anni 50, anni 60 in avanti. Cioè quali? L'olio di? Tutti, fondamentalmente. Tutti gli oli di semi vanno banditi. Anche l'olio d'oliva? No, non è un olio di semi, l'olio d'oliva è extravergine. Quindi l'olio di semi di girasole, l'olio... È un frutto. E tutti gli altri oli di semi che non fanno parte della nostra tradizione, che sono stati introdotti piuttosto recentemente nella storia alimentare dell'uomo, vanno eliminati, perché sono polinsaturi, sono altamente reattivi. A parte che quelli commerciali, appunto io spiego nel mio libro come vengono prodotti, quindi già solo quello sarebbe meglio, sufficiente per capire che non bisognerebbe consumarli. Poi non è vero che, cioè il messaggio che viene dato alle persone affinché comprino questi oli, cioè di leggerezza, di cardioprotezione, di maggiore digeribilità, sono tutte assolutamente frutto di propaganda scorretta. Quindi non c'è, appunto, vantano delle proprietà cardioprotettive che non hanno assolutamente. Tutti gli oli di semi sono altamente reattivi, sono poliinsaturi. Nel nostro corpo i poliinsaturi sono in una minima parte, sono protetti, tenuti sotto controllo, perché con la luce e con l'aria si ossidano e liberano immediatamente un sacco di radicali liberi. Mentre i grassi saturi sono molto più resistenti. Quindi, il burro va bene? Il burro va benissimo, anche avendo fritto? La corteza. Certo, io dico sempre che i bambini, invece di prendere latte scremato, che è un crimine perché il calcio va col grasso, quindi bere latte scremato è un'idiozia tutta moderna, i nostri nonni non ci pensavano minimamente, di prendere pane, burro e marmellata e latte intero eventualmente. Questa è la colazione, diciamo, tradizionale e coerente. Scegliendo un burro biologico, ovviamente, perché il grasso, la qualità del grasso dipende dagli animali che lo producono. Quindi se un animale è allevato in modo corretto, all'aperto, semibrado, che mangia erba o fieno, produce un grasso buono, quindi con un rapporto omega 3 omega 6 corretto. Se invece mangia soia e cereali al 100% o prevalentemente, produrrà un rapporto sbagliato tra omega 3 e omega 6 e quindi il grasso non è più naturale, quel grasso con cui l'uomo si è evoluto. Quindi lei consiglia latte di mucca? Chi lo può tollerare sicuramente, è rigorosamente intero e possibilmente biologico. Quindi abbiamo capito, il ghee andrà bene? Il burro di ghee per quanto riguarda l'India, sì, il burro di ghee è ottimo perché viene eliminata la frazione proteica, l'acqua e il lattosio, per cui è 100% grasso. Sul mio sito internet c'è anche una monografia sul burro di ghee, su tutte le proprietà terapeutiche del burro di ghee. In India viene usato sia come alimento sia come medicina. Non dimentichiamoci poi una cosa, parlando sempre di bambini, che la gran parte dei nutrienti che noi assimiliamo nell'intestino e soprattutto fattori protettivi come vitamine e minerali vengono assorbiti se c'è grasso, perché la gran parte di questi sono liposolubili. Se noi mangiamo un'alimentazione o facciamo fare ai nostri figli un'alimentazione ossessivamente sgrassata, gli facciamo del male perché molti di questi alimenti non vengono assorbiti. E tra questi fattori protettivi ci sono gli antiossidanti di cui oggi molto si parla, il licopene, piuttosto che la vitamina E, piuttosto che la vitamina A, eccetera. Quindi tutto questo e molti minerali vengono assorbiti col grasso. Ecco perché nell'alimentazione ci deve essere una giusta quota di grasso o di alimenti completi,
e quindi non frazionati come abbiamo l'abitudine di fare oggi. E non dimentichiamoci un'altra cosa, che il latte materno è molto grasso e le strutture nervose che si sviluppano nei nostri bambini durante la fase di crescita sono al 70% grasso. Ecco perché per avere delle buone capacità intellettive e cognitive un'alimentazione grassa è importantissima. Quindi formaggi? I formaggi vanno bene, ripeto, per chi li tollera. È chiaro che poi c'è tutta una diatriba recentemente sui latticini, sui formaggi. Certamente non ne farei un alimento fondamentale come molti oggi fanno, perché comunque i latticini nella nostra storia alimentare, nella nostra storia evolutiva alimentare, vengono per ultimi, come i cereali, quindi poco prima dei cereali vengono i latticini, poi vengono i cereali, ma nell'ultima frazione della nostra esistenza. Per 150.000-200.000 anni noi non abbiamo mai consumato latticini. Ecco perché molti hanno problemi con i latticini, perché è un alimento da un punto di vista immunitario, immunologico, che non tutti riescono a tollerare. E concludiamo con la carne e col pesce? Carne, pesce e uova sono sicuramente le tre proteine ancestrali in assoluto, cioè le tre proteine con cui noi ci siamo, le tre fonti proteiche con cui noi ci siamo evoluti e quindi sono quelle più affini alla nostra natura. Non me ne vogliono i vegetariani ovviamente. E se noi mangiamo questi alimenti, avendo l'accortezza di mangiare possibilmente cose biologiche, allevate in un certo modo, è chiaro che l'alimento cambia la salubrità, quello che in Ayurveda si chiama satmia, a seconda della provenienza. Quindi un animale stabulato, riempito di antibiotici, che non vede mai il cielo, un prato, e viene spremuto di latte e finisce la sua vita prima del tempo, magari con l'osteoporosi o con un sacco di malattie, chiaramente non è il mio ideale di alimento, non berrei il latte di queste mucche, e purtroppo l'80% del latte in giro è di queste mucche. Quindi bisognerebbe cercare di non avere tanto paura dei grassi o dei singoli alimenti, quanto avere l'accortezza di scegliere gli alimenti di buona provenienza, di animali allevati in modo corretto. Michele? Io sono molto toccato, per me è molto importante quello che Francesco sta dicendo, perché comunque è uno dei perni della salute, la qualità delle cose che entrano in noi, a partire dai cibi, per poi passare anche ai pensieri, alle emozioni. E quindi quello che Francesco sta dicendo, soprattutto anche sull'importanza dei grassi, il ghee. Io sono contento che si tocchi questo argomento, perché il ghee è uno degli alimenti considerati più considerati nella cucina ayurvedica, così come, vabbè, per quanto riguarda il formaggio si parla del paneer, che si ottiene sostanzialmente da cagliando il latte e che poi viene spesso e volentieri cotto con spezie e vegetali. Poi un'altra cosa, che sono tante le cose che bisognerebbe toccare, e colgo l'occasione anzi per dirvi che saremo insieme, io e Francesco, alla Fiera del Belgioioso, dove faremo delle conferenze e dei workshop proprio mirati all'alimentazione, all'utilizzo delle spezie, perché la medicina sia il nostro cibo e il cibo la nostra medicina, e quindi anche la combinazione. Anche questo è altamente importante, non solamente la qualità dei cibi, ma anche come li combiniamo. E un altro aspetto estremamente importante è il concetto di Agni, come metabolizziamo il cibo. Cioè, dal punto di vista ayurvedico si dà più importanza al come metabolizziamo il cibo che al cibo in sé. Perché se io ho un metabolismo alterato, anche cibi qualitativamente alti verranno metabolizzati male e genereranno tossine. Di contro una buona capacità di assorbimento, di metabolismo, trasforma il veleno in nettare, utilizzando una terminologia alchemica. E tante cose, ci sarebbero, anche i costa, la condizione dei,
degli intestini che varia da doscia a doscia, e i tessuti, tu prima accennavi ai tessuti, come il cibo poi va a diventare, tutti aspetti che sono parti del nucleo centrale dell'arte del vivere e della prevenzione ayurvedica, che poi viene utilizzata anche nelle depurazioni, nel panchakarma. Tu accennavi così d'amblè, velocemente, al concetto di prendere qualche purga, prendere un lavaggio intestinale o quant'altro. Ben sappiamo come invece questa cosa sia importantissima nella corrente ayurvedica, e mi permetto di dire anche nella medicina dei nostri padri, prima degli anni 50 il cambiamento di stagione prevedeva delle depurazioni, quando si andava al mare, anche negli anni 60, negli anni 70, per esempio questa cosa la faccio con mia figlia, si faceva una purga leggera. Sono cose che secondo me bisognerebbe tenere in considerazione, una logica di smaltire le impurità sia del corpo che della mente. Magari poi lo tocchiamo un attimino anche con noi. Molti bambini che soffrono di raffreddori, di bronchiti che vengono soppresse ripetutamente con gli antibiotici, quando vengono portati al mare fanno la febbre, fanno molto catarro, perché comunque l'azione asciugante e centrifugante del calore e del sole fa maturare ciò che non è stato permesso di maturare durante l'inverno. Quindi per questo c'era il concetto della purificazione dei cambi di stagione oppure dopo una malattia, per scrollarsi di dosso questo bagaglio di tossine che comunque si viene a formare dall'incontro del nostro sistema immunitario con i microbi, con i batteri, con i virus, cosa che invece oggi non viene fatta, per cui molte volte i nostri bambini e anche gli adulti risolvono un problema o apparentemente con l'antibiotico guariscono, poi dopo però non si rendono conto che questa cosa viene trascinata e non c'è un atto purificatorio di liberazione. Va bene. Allora, adesso noi ci dobbiamo lasciare per qualche istante perché abbiamo la pausa pubblicitaria. Dopo ritorniamo qui in studio e in questa parte affronteremo assieme a Olga Branchi il metodo Traeger. Ben ritornati in studio, vi ringrazio ancora per essere con noi e per aver aspettato per questa pausa pubblicitaria. Vi ricordo che siamo qui con i nostri ospiti. Abbiamo Michele Ranieri, ricercatore e fondatore di Ananda Veda. Poi abbiamo parlato assieme al dottore Francesco Perugini Billi, che è medico chirurgo e esperto di fitoterapia e omeopata. Abbiamo parlato della sindrome della permeabilità intestinale. Ed ora, come già vi abbiamo anticipato all'inizio e avevamo già accennato qualcosa, assieme all'educatrice del metodo Traeger, Olga Branchi, parleremo di questa terapia, di questa disciplina. Allora, questa, diciamo, disciplina fisica e anche mentale è stata appunto fondata da Milton Traeger all'inizio degli anni del 1900. No, diciamo che lui sì, è nato lui nel è 1900. Nato all'inizio del 1900, ci è voluto un attimo prima che arrivasse a questo. Ha fatto i suoi passaggi perché da pugile, come avevamo accennato prima, da pugile poi è diventato danzatore ed è acrobata, e so che avevo portato delle fotografie di lui mentre sperimenta. Ecco, questa è una bellissima fotografia di Milton che rende l'idea di come si può star bene col Traeger e di come sta ascoltando la sua pancia, no? Qua. Parlando appunto di quello che diceva prima il dottore. E ci sono altre fotografie, così magari mentre scorrono, ecco, questa è una fotografia a cui io sono particolarmente legata, indossa una maglietta dove appunto c'è scritto come puoi essere più leggero, l'ho tradotto perché tenendola in studio molte persone non conoscono l'inglese, ed è in una posizione, diciamo, guarda le persone sul lettino, ecco, questa, e mi piace tantissimo perché è di una dolcezza infinita quest'uomo. E qui ovviamente era già stato avanzato, qui è in un'età avanzata,
qui è con la moglie, che appunto avete parlato di Ayurveda. La moglie ha fatto anche, è stata segretaria a un certo periodo di Maharishi. Questo per dire anche il concetto di questa coppia e di come vivevano tra di loro e con gli altri. Cioè con, ecco qui, Traeger che sperimenta il movimento ed è notevole, come vedete, aveva veramente molta forza e molta coordinazione. Qui lavora col fratello, sempre scherzando. Perché poi lui è diventato acrobata, lui si era avvicinato intorno ai 15-16 anni al pugilato perché aveva un problema congenito alla colonna vertebrale. E da questo sport non è rimasto attratto solamente dalla forza, no? Di questa attività, ma tanto ha aiutato dal movimento. Sì, la muscolatura ha aiutato. Quindi ha voluto approfondire diventando prima un danzatore, poi un acrobata. E poi ha praticato fisioterapia. Esatto, ma lei ha molta memoria e io sono felice che nel leggere sul sito abbia memorizzato tutto questo. E ne sono felice perché spero che succeda anche a tanta altra gente. E lui sperimentando il movimento, poi ha sperimentato anche come fa star bene gli altri in maniera intuitiva, come avevo già detto prima. È solo nel 41 che poi passa a un diploma di fisioterapia. Ecco, questa è una frase che passa adesso, che è molto interessante, che si riferisce alla tecnica, che dice che fino a quando non facciamo un'esperienza ci sono solo parole. Dopo che l'abbiamo fatta, le parole non sono più necessarie, ed è vero. L'importanza delle parole è quella di suscitare il desiderio di fare l'esperienza. E questa è una frase mitica di Milton, che rende bene l'idea della tecnica. Cioè, a volte si fa molto fatica a spiegarla a parole. Provarla è tutta un'altra cosa, come quasi in tutte le tecniche che non si conoscono. Beh, diciamo che lui ovviamente si è dedicato molto, si è appassionato come fisioterapista a tutte le tecniche e alle problematiche neuromuscolari. Da lì è diventato medico nel 55, mi sembra, ma ha continuato a sperimentare il movimento, a sperimentare cosa si può fare con il corpo, i limiti, come ammorbidire una persona, al punto tale che se ne parlava in giro e a Esalen, che è la capitale, diciamo, è l'istituto per eccellenza del bodywork americano, gli hanno chiesto di fare una presentazione di come lui lavorava e questo l'ha portato a conoscenza di molte persone, è piaciuto tantissimo. Ecco, diciamo che lui nel 1977, se non nel sbaglio, 77 ha deciso di dedicarsi solo alla divulgazione di questa terapia. Di questa terapia, lascia la medicina, lui era medico alle Hawaii, mi sembra, lascia la medicina e comincia a divulgare questo nel mondo. E fortunatamente ha lavorato molto e ci sono molti tutor, e anche in Italia ne abbiamo. E io naturalmente ho iniziato 22 anni fa con Traeger, per cui ho fatto in tempo a conoscere molti insegnanti che venivano dall'estero. Ecco, oggi è più comodo perché si hanno qui in Italia. Una scuola molto seria e abbastanza severa, nel senso che non è così facile continuare. Quando uno diventa practitioner di Traeger, poi alla fine, per mantenere la purezza di questa tecnica, è obbligato a fare dei tutorial annualmente, poi ogni 2 anni, e a fare degli aggiornamenti sempre inerenti alla materia dai 2 o 3 anni, all'inizio mi sembra quasi ogni anno. Comunque sul sito www.traeger.it si trovano poi per tutte chi le volesse informazioni. Trova tutte queste informazioni. Ecco, diciamo che da un punto di vista scientifico questa terapia va a inibire il sintomo del dolore andando ad addormentare il sistema, quello neurologico. Sì, ma a volte mi piace fare un esempio molto semplice.
Noi mamme quando culliamo un bambino cosa facciamo? Quando vogliamo farlo addormentare? Lo annoiamo, no? La culla è lo un po'... Lo culliamo. Milton era un grandissimo osservatore, ma soprattutto amava quello che faceva. E l'osservazione, ecco, qui lo vediamo mentre sta insegnando mentastica, come essere più morbido. Un movimento semplice del braccio per una persona rigida diventa un problema. Riuscire a ritrovare l'elasticità, la morbidezza, sentire il peso di un arto, sentire fin dove può arrivare un movimento, tutte queste cose piano piano cambiano lo schema della persona. Ecco, diciamo che questa terapia può essere effettuata sia in piedi, e quindi in questo caso parliamo di mentastica, che è l'unione di due parole diverse, mente e ginnastica, poi può essere effettuata sia da seduto che da supino. E qui diventa anche prono. Più, anche prono, sì. E anche sul fianco. Sul fianco, e quindi in questo caso arriviamo ad una ginnastica che è passiva, no? Si subisce, per così dire, il trattamento da parte dell'operatore. Allora, possiamo incominciare con le, se lei se la sente, so che c'è qui con noi una sì. sua collaboratrice, se se la sente di salire sul palco, magari l'accompagno, che intanto che stanno mandando in onda il video, vi presento Vittoria che si trova sul palco, vediamo se la regia riesce a seguirci, ci spostiamo di qui, tanto per capire cos'è la parte, quella, diciamo, quella più attiva, la mentastica. Mentastica. A parte che all'inizio, no perché ho sulle scarpe, all'inizio si fanno sempre delle domande alla persona. Io non so, va bene qua? No, intanto poi noi la seguiamo. Se lei riesce a non dare magari le spalle verso la telecamera, ma stare un po' più girata verso i nostri telespettatori, così va benissimo. Posso farla girare un po' verso... va bene. Allora, la prima cosa che si domanda a una persona quando è in piedi è ascoltarsi. Ed è una cosa difficilissima perché quasi nessuno di noi si ascolta più. Ascoltarsi, mantenere naturalmente una posizione comoda, come ha preso adesso Vittoria, con i piedi non stretti, le ginocchia non rigide, il bacino non inarcato, proprio ascoltarsi e magari cominciare con un piccolo dondolio per sentire quando si sposta il peso come appoggia su un piede, come appoggia sull'altro. Col tempo la persona impara anche a sentire effettivamente quando si sposta cosa succede a quella caviglia, a quel ginocchio, a quell'anca, cosa percepisce l'appoggio del bacino, la spalla, piano piano diventa sempre più sensibile e riesce a sentire da solo. Si toglie intanto le scarpe, sì, vabbè, tanto siamo sul tappeto. Effettivamente, così a maggiore... stando giù preferisco tenere le scarpe per il momento. Dato che non abbiamo molto tempo, io avevo pensato di fare una mentastica che è molto visibile, cioè che possono fare anche a casa. Diciamo, per cui ascoltatevi le spalle, cercate di percepire in che posizione sono nello spazio. E adesso cercate di sentire quale delle due spalle è quella che è meno agile o forse più rigida o più pesante, quella che insomma vi dà più fastidio, che sentite un po' più fastidiosa. Respirateci dentro, se non riuscite a capire potete provare a sollevarle per sentire quale è più rigida. Ecco Vittoria che giustamente ne solleva una per volta e ascolta qual è quella più rigida. Quello che vi chiedo di fare a casa adesso è iniziare da quella meno rigida e lasciamo in fondo quella più rigida. Nel tuo caso qual è quella meno rigida? Ecco, allora iniziamo dalla tua spalla sinistra e a casa inizieranno tutti da quello che vogliono, a seconda di quello che hanno sentito. Per cui comincia a sollevare la tua spalla sinistra verso l'orecchio sinistro. Lentamente. In linea di massima, quando io lavoro con una persona, le sono speculare e lavoro con lei. Un po' per aiutarla a capire com'è il movimento
abbassala piano piano. Quello che ti chiedo adesso è di continuare a farlo verso l'orecchio e verso il basso, sperimentando fin dove il tuo movimento può andare. Forse è più in giù e più in su di quello che pensi. Sperimenta. Accompagnarlo anche col respiro aiuta, perché rende più lento il movimento. E quando la persona riesce a percepire veramente fin dove può muovere la sua spalla, potrebbe sperimentare il suo peso. Per cui inspiro, sollevo la spalla, ascolto fin dove arriva e la lascio cadere, espirando. Questo esercizio quante volte va ripetuto? Allora, quando riesco a vedere bene la persona davanti dipende da quello che vedo. In questo caso mi rendo conto che non possiamo prolungarlo di troppo. Per cui lei adesso ha sperimentato il suo peso, le chiedo di ascoltare se percepisce il peso del suo braccio, che in genere non viene percepito perché è trattenuto, soprattutto dal trapezio superiore, eccetera, così. Viene trattenuto un pochino, ma se lo lascio andare veramente riesco a percepire la differenza di peso tra l'arto sinistro e l'arto destro. Tu cosa percepisci intanto? Percepisco leggerezza nel braccio, un formicolio e una sensazione di benessere. Dopo questo in genere faccio percepire ancora di più il peso con dei movimenti liberi dove la persona sperimenta il movimento del suo gomito e del suo polso completamente liberi. E ogni volta ascolta quello che succede. Prova a fermarti. Respiraci dentro. Quando c'è questa difficoltà nel movimento che alcune persone non riescono assolutamente a fare, allora faccio appoggiare il gomito sul loro corpo e lascio cadere solo il polso. E ascolto e le chiedo, riesci a percepire la tua mano che pesa? Potrebbe se... Sì, ci riesco. E così comincia a percepire una parte dell'arto. Quando riesci a percepire, può muovere anche le dita, far finta di avere dei campanellini, risentire il polso, respirare dentro questo movimento e lasciare cadere completamente il braccio. Con questo metodo spesso chi non riesce a fare un movimento sciolto riesce finalmente a percepire qualcosa. Se ancora ciò non dovesse succedere, mi avvicino alla persona, ho le mani fredde. E chiedendole di non fare niente, di fare niente, prendo la sua spalla e le chiedo di lasciarmela in mano, di avere questa fiducia, di respirarci dentro. E la lascio cadere. Qui la persona comincia a percepire veramente il peso. Io non so se da lì potete vedere che vede. È cambiata già, la posizione della spalla è cambiata. Cioè ha cominciato a rilasciare una parte del suo corpo. In questo momento io potrei chiederle che differenza senti tra la tua spalla sinistra e la tua spalla destra. La spalla destra... Passo davanti, eh? Sì, facciamo. Sento una presenza della spalla, mentre la sinistra è come se non ci fosse. O al limite un'alternanza di durezza. Mentre la destra, quella che è stata trattata, è quasi inesistente, volatile.
Quindi ecco, noi diciamo che abbiamo visto adesso una piccola simulazione di quello che è la mentassica. Poi il trattamento prosegue... Prosegue sul lettino. Sul lettino. Ecco, posso... Sì? Mi spiace che non abbiamo visto le altre diapositive perché c'era, ma lo vedremo alla fine, il logo del Traeger. Sì. Che il cui significato è nuvola danzante. Mm-hmm. E questo rende già l'idea di cosa succede a una persona dopo che ha fatto un trattamento. Questo è il logo. Ah, sì, che è quello che stiamo vedendo in sovraimpressione. Sì, esatto, eccolo lì. Benissimo. Perfetto. Possiamo vedere la parte quella sul lettino? Possiamo vedere la parte sul lettino. Visto e considerato che... faremo vedere anche la spalla, ma la cosa importante quando uno si sdraia è cominciare a percepire tutto il suo corpo. Scusate se la copro e dopo la scoprirò un po' per volta per farvi vedere quando voglio far vedere qualcosa, perché non fa molto caldo. Ecco, la persona deve sentirsi comoda quando è sdraiata. Io posso dirvi che ho avuto persone che non riuscivano a sdraiarsi, a stare in nessuna posizione. Ho studiato dei cuscini, delle cose, posizioni e sono riuscita piano piano a farli sdraiare. Ora non hanno più bisogno di niente. In linea di massima, diciamo, uno che è già stato trattato come Vittoria perché ha studiato e perché sono anche anni che lavora lei in questo campo, diciamo che riesce a stare sdraiata tranquillamente, per cui non ho portato cuscini. Naturalmente quando si inizia si prende contatto con un corpo, ci vuole molto rispetto. Ci vuole molto rispetto, se poi la persona è nuova, bisogna avere, non bisogna invadere subito il suo spazio. In effetti la mentastica a me piace farla molto all'inizio perché comincio ad avvicinarmi alla persona. Avvicinarmi al suo spazio e soprattutto permetterle di avere fiducia in me e lasciare che io possa lavorare. Questo direi che è fondamentale. Spesso si inizia in maniera supina, e a secondo delle problematiche. Ci sono persone, questo varia, comunque è inutile parlarne adesso. Quello che invece mi interessa far vedere è come solo toccando le spalle, senza dare un grande peso, io già comincio a lavorare sul suo collo. Non so se si riesce a vedere. Sì, sì, lo stiamo riprendendo. Mi spiace con le mani fredde, Vittoria. La bellezza del Traeger è non solo che mentre lavoro devo essere molto rilassata, ma è anche l'utilizzo del nostro corpo. In una manovra come questa, dove io afferro il suo collo e lo sollevo leggermente, poi uso il mio corpo per dargli una sensazione di allungamento, che è solo una sensazione, perché io adesso non so fin dove potrò muovere questo collo. Comincio solo a dargli un imprinting di questo genere. Quindi anche in questo caso si va a lavorare sul dondolio, giusto? Sul dondolio. E Vittoria, dato che come tutti noi tragheristi ci rilassiamo appena ci toccano, ha già fatto un respiro profondissimo. Questo è per dare un'idea della delicatezza. Io sto sperimentando fin dove posso arrivare. Lo accompagno, vado oltre, poi magari mi accorgo che effettivamente si gira questo collo. Si può allungare. Può essere più forte, più lieve, dipende dalla persona che abbiamo sotto.
si può lavorare. Io ho lavorato con bambini che sono stupendi perché amano giocare, amano fare nantastica, con persone adulte, con adolescenti, con anziani. Mi spiace parlare mentre sto lavorando perché effettivamente non è nell'abitudine. Però serve, siccome abbiamo i tempi, nel senso abbiamo che purtroppo proprio ancora qualche minutino a disposizione, se riusciamo a far vedere quali sono un paio di... Sì, ad esempio, sì, un paio di cose, scusate perché non posso lasciarla... Ecco, la cosa interessante, adesso tanto è coperta, possiamo scoprirla. Quando dicevo che lavoriamo sempre su tutto il corpo, allora mettiamo che la persona ha un problema al collo, no? Allora dici, beh, perché inizi dai piedi? La mentastica magari va fatta sul collo, però se io inizio dai piedi e comincio a lavorare sul collo, come vedete, io inizio da qua, però fate vedere cosa succede al collo. Sì, sì, la riprendono adesso. Ah, ecco. Dolcemente il collo si scioglie. Io lo sto invitando. Nello stesso momento posso lavorare in allungamento, posso lavorare in compressione. Le faccio ascoltare le sue articolazioni e posso arrivare là. Sto usando il mio corpo come peso. Poi si può lavorare ascoltando. Esistono nel nostro corpo, esistono anche delle diagonali. Esistono delle spirali. Possiamo sperimentare fin dove arriva una gamba, quanto si sposta un bacino, respirare dentro questa posizione. Ecco, diciamo che praticamente in tutto il trattamento vengono effettuati questi piccoli movimenti che allora, servono. Dipende, se ti viene uno con un'ernia, magari questa posizione non gliela faccio. Però altre, ad esempio, io posso lavorare liberando tutta questa muscolatura, che è una massa incredibile, la nostra coscia. Posso usare il mio corpo sempre per lavorare sul collo, lavorare sull'anca. Non so se si nota, io non sto facendo fatica. Anzi, alla fine, quando veramente si lavora, si gioca col corpo dell'altro e la persona se ne rende conto e ci sta. Alla fine si lascia andare. Ma la cosa più bella che esiste in questa tecnica è quando la persona si alza e ha cambiato la sua espressione. Gli occhi diventano enormi, la pelle liscia, sono dritti, respirano, perché liberare il corpo vuol dire respirare meglio. Respirare meglio, me lo possono confermare anche loro, è importante per il nostro organismo. Più stiamo bene noi e più sta bene il nostro corpo, meglio digeriamo. È tutta una catena. Allora Olga, noi adesso ci dobbiamo lasciare perché abbiamo qualche istante per la pubblicità. Io la invito a rimanere qua sul palco, così intanto lei prosegue con il trattamento, io mi sposto poi di là nel salottino, abbiamo gli ultimi 10 minuti a disposizione per tirare, diciamo, le conclusioni del nostro discorso. Intanto magari lei prosegue con il trattamento, che così intanto poi noi la seguiamo. Qualche minuto di pubblicità.
Ben ritornati in studio, abbiamo fatto questa pausa pubblicitaria, purtroppo abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, questa sera è volato, abbiamo gli ultimi minuti per trarre le fila del discorso, abbiamo l'educatrice Olga Branchi, del metodo Traeger che sta proseguendo il trattamento con Vittoria sul palco, poi vi ricordo che abbiamo parlato con Michele Ranieri e col dottore Francesco Perugini Billi. Di intestino e sindrome della permeabilità intestinale. Allora, concludiamo il nostro discorso della puntata di questa sera. Per concludere il discorso di stasera, appunto, a mio parere la metabolizzazione di quello che entra dentro di noi è un aspetto estremamente importante ai fini di un bel vivere, ok? Tant'è che secondo me la formazione, l'insegnamento, o più esattamente amo dire la condivisione di un processo di apprendimento che continua e costante, perché la vita è un processo di apprendimento continuo e costante, se no non è vita, dal mio punto di vista. Deve essere proprio mirato anche a condividerlo con gli altri, proprio perché io penso che non solamente nel campo della formazione, quindi per gli addetti al settore, ma anche la gente comune, le persone con cui interagiamo tutti i giorni, è importante che seguano questo percorso. Le vie antiche, da quella ayurvedica, ma anche le nostre tradizioni romane, greche, lo sapevano bene, anche ai fini di godere il piacere della vita. Epicuro lo diceva: per peccare bisogna avere l'organismo in ottime condizioni, e quindi non solamente una logica mirata all'evoluzione spirituale, ma anche a un interagire sano e a godersi i piaceri dell'esistenza. Da questo punto di vista l'intestino è il must, è il fuoco, è il perno, è il terzo elemento dei cinque elementi che compongono il creato, quindi il centro della manifestazione. Ecco, se non ricordo male, uno diciamo dei rimedi ayurvedici consigliati, se non sbaglio, c'è la trifala. O no? Sì, tra l'altro Francesco ha fatto una relazione bellissima sulla trifala nel suo libro. Nel suo sito, io invito davvero tutti a visitare il sito di Francesco, perché è una enciclopedia online, ambulante, online. Io personalmente attingo moltissimo ai tuoi articoli quando devo preparare delle conferenze o dei workshop o quant'altro. Poi tra le altre cose, lei, dottore, ha fatto anche una ricerca molto interessante sulla pianta Ashwagandha. Sì, sulla Witania somnifera, l'ashwagandha, che è una delle piante più importanti della farmacopea ayurvedica, una pianta utilizzata da migliaia di anni, le cui indicazioni si ritrovano nei testi sacri ayurvedici. E sì, ho fatto una monografia, sempre nello spirito di guardare al passato e di vedere quello che ci offre il presente, la modernità, ho unito la tradizione con tutti i più recenti studi che ne convalidano l'effetto, e molti di questi studi in effetti convalidano tutte le indicazioni del passato, ampliandole alcune volte. E quindi ho fatto questa monografia, e l'ashwagandha è certamente una pianta molto importante. È stata studiata in campo oncologico, è una pianta estremamente interessante per lo stress, perché è una pianta adattogena, e le piante adattogene, oggi si parla molto delle piante adattogene perché siamo tutti molto stressati, e ciò che è adattogeno ci permette di adattarci agli stressori, quindi di proteggere come uno scudo i nostri organi più sensibili dagli insulti che vengono dall'esterno. Ecco, tra le altre cose, questa pianta ha un ottimo effetto tonico, afrodisiaco e ayurvedico, insomma, praticamente. Sì, anche se il termine afrodisiaco è un po' limitativo, nel senso che i Rasayana e i Vajikarana hanno lo scopo di permetterci di essere possenti come un cavallo, wow, letteralmente.
ma in termini di efficienza psicofisica, non solamente sul piano, diciamo così. Sì, comunque l'ashwagandha è stata studiata recentemente per quanto riguarda nel campo geriatrico e si è visto che aumenta il testosterone. Su questo ho scritto anche un articolo sull'andropausa nel mio sito internet, e quindi andando avanti con l'età l'uomo subisce una sorta di menopausa in modo molto più diluito, molto meno percettibile, che può portare però a depressione, a cambiamento dell'umore, a stanchezza, a mancanza di tono muscolare e a mancanza di libido. E questa pianta è stata studiata e si è visto che aumenta notevolmente il testosterone negli uomini e aumenta tutte le varie performance che calano, diciamo, con l'età. Quindi un'ottima pianta per gli anziani. Ed è specifica, nella tradizione ayurvedica, specifica per l'uomo. Benissimo, intanto stanno riprendendo i vari libri che lei ha scritto, lo ricordiamo che si possono trovare, penso comunque si trovano tutte le informazioni tramite il mio sito online, Mangia grasso, vivi bene, oppure io l'ho letto, e anche quello dei rimedi casalinghi, qui ci sono davvero tantissimi spunti per risolvere le cosiddette problematiche che possono succedere, dalle più semplici alle magari quelle un po' più complicate, sì. Fino ad arrivare, non so, a raffreddori, bronchiti, mal di pancia, mal di testa, ce n'è davvero. Perché poi ci sono tanti spunti, non c'è un unico rimedio, ce ne sono diversi. A seconda, non so, tipo magari ayurvedico o... Sì, diciamo ci sono che, tante discipline, no? Sì, il libro si chiama Rimedi Casalinghi proprio perché si basa su tutto quello che noi possiamo trovare in casa che ci possa permettere da utilizzare, diciamo, nel primo intervento, quindi dal miele al latte, all'acqua, alle spezie, alle cipolle, alle patate e via dicendo. Benissimo, poi Michele, vogliamo ricordare, allora, il sito del dottore l'avete già visto, quindi se avete delle domande da porgli o se avete intenzione di contattarlo potete farlo tramite l'indirizzo mail, il sito internet o il numero di telefono che penso sia quello dell'ambulatorio che è in sovraimpressione. Sì, nel mio sito internet c'è anche un forum, quindi le domande, vari quesiti, rispondo sul forum. E sul forum, siccome è attivo da diversi anni, ci sono già tante risposte, perché tanti argomenti, anche lo svezzamento dei bambini, l'alimentazione, le terapie omeopatiche, molto è stato dibattuto, quindi c'è anche un motore di ricerca, uno può andare a cercare l'argomento che interessa e poi se non c'è nulla può iscriversi al forum e porre la domanda sul forum. Perfetto, poi voi so che siete anche... c'è questa famosa fiera, no, al sì, Castello volevo, di Belgioioso. Vi volevo invitare a voi di Telecolor perché è sicuramente una fiera molto interessante nel mondo della bellezza. Noi abbiamo deciso di parteciparci per proporre un concetto di bellezza appunto a 360 gradi dalla pelle all'anima. Siamo anche molto felici di praticamente esordire con l'Accademia e con i nostri stili di massaggio che sono da una parte legati alle tradizioni orientali, ma che si vogliono sposare al mondo dell'uomo di oggi, cioè antichi saperi per il benessere contemporaneo, è un po' lo slogan, l'approccio che vogliamo avere. Quindi invitiamo tutte le persone che avranno piacere di venire al Cosmoprof di venirci a trovare, perché mettiamo tra l'altro a disposizione anche la possibilità di ricevere dei massaggi gratuitamente, ovviamente chiediamo di poterlo mostrare alle persone, e per noi è importante comunicare un concetto di bellezza che aspiri e che punti anche a una bellezza sul piano delle emozioni, sul piano della mente, sul piano del rapporto con se stessi, in tutte le fasi dell'età, non solamente quando si è giovani e avvenenti, ma anche quando i capelli si fanno grigi e il viso si riempie di rughe, rimanere sempre belle, belli. Questo per me è parte della nostra missione. Ecco, la vostra accademia è molto attiva, anche collabora con il dottor Perugini, e se non sbaglio a Fano c'è anche in programma un convegno, conferenza? Diciamo che sono felice di inaugurare a Fano Ananda Veda con Francesco Perugini Billi, perché farà la prima conferenza di un ciclo di conferenze che stiamo organizzando col Comune di Fano, proprio mirato al benessere dagli antichi per la gente.
Quindi esordirà Francesco con una conferenza introduttiva al sapere ayurvedico, per poi interagire anche con altre persone e di altre tradizioni, proprio perché il nostro spirito è quello di essere una vetrina sul mondo del benessere, senza ismi, senza legarci, ma anzi usare le antiche conoscenze per liberarci. Questo è un po' l'approccio. Benissimo, non so se la regia, magari mi sono distratta un attimino, si è mandato in onda anche i recapiti telefonici per contattarti, anandaveda.org, il sito internet, il numero di telefono, e poi c'è anche il sito quello per i viaggi, perché ricordiamo che Michele ogni anno organizza dei viaggi in India, in Kerala, e non solo, anche in Grecia, giusto? In Grecia, in Sardegna, in montagna, ma anche qui da noi, nei meravigliosi castelli Piacentino Parmensi, dove uniamo il benessere a una cultura enogastronomica, proprio per avvicinarmi un attimino a Francesco, dove appunto il punto non essere vegetariani o meno, abbracciare un'alimentazione, ma capire che cosa è bene per noi e goderlo. Questo è un po' il nostro approccio. Quindi sì, un elogio ai sensi sotto tutti i punti di vista. Va bene, allora intanto stiamo vedendo che sul palco è proseguito il trattamento con Vittoria, che si è letteralmente rilassata, il massaggio è proseguito su tutto il corpo. Ringraziamo anche Olga Branchi, che è stata con noi, per averci presentato il metodo Trigger. Faccio in tempo a dire qualcosa? Sì, certo. Intanto stanno vedendo... Allora, mi spiace di non aver potuto far vedere di più. Volevo anche aggiungere che non c'è solo allungamento, dondolio, c'è la risposta riflessa, che è molto importante, per cui la mentastica. Io consiglio alle persone che vogliono stare bene, meglio e ancora meglio, di sperimentare una sessione, oppure addirittura di sperimentare un primo livello. La scuola in Italia c'è, non è neanche tanto distante, perché due degli insegnanti stanno a Torino, non è molto distante, poi c'è un grosso gruppo a Firenze, in Toscana, per cui consiglierei a tutti, per fare una vita più sana, di sperimentare qualcosa, ritrovare la propria morbidezza, ritrovare il proprio corpo, la propria elasticità, la consapevolezza di quello che sono, di come si muovono. Questo è il mio sito, che magari c'è il sito del Trigger e il sito mio personale. Mi piacerebbe concludere facendo vedere il gatto che avevo mandato, non so se in regia ce l'hanno. Adesso lo preparano e lo mandiamo in onda. Perché rende l'idea di come... No, questo è Milton. Milton che sta... Niente. Vediamo se... Avevo messo... c'è scritto gatto comunque. Speriamo che riescano a trovare. Insomma, era la fotografia di questo gatto mezzo addormentato. Di questo gatto che è talmente rilassato che rende benissimo l'idea di come noi ci sentiamo alla fine. Eccolo qua, scusate. Non è bello poter poi essere così, rilassati, completamente rilassati, e ritrovare questa pace nel nostro corpo e dentro di noi. Per cui buon trigger a tutti. Va bene. Allora Michele, ti ringrazio, che tanto tornerai tra poco nei nostri studi, adesso se non sbaglio tra un paio di settimane, perché parleremo di bellezza e di dimagrimento, visto che oramai la primavera è alle porte e abbiamo abbandonato l'inverno, quindi ci dobbiamo trasformare, no? Dobbiamo entrare nella nuova stagione. Poi uno smaltire peso, ma anche appunto pensieri, emozioni, stati d'animo, paure, fragilità, che è bene lasciare alle spalle. Questa è un po' la logica, non solamente l'esoterismo, la forma, ma anche questi aspetti che spesso e volentieri poi lavorano in maniera insana sulla forma. Benissimo, dottore Perugini, io la ringrazio per essere stato con noi, per aver condiviso la sua esperienza e per aver appunto parlato oggi della sindrome della permeabilità intestinale. Purtroppo l'abbiamo fatto in maniera, diciamo, molto concisa, no? Sarebbe un argomento al quale bisognerebbe dedicare molte ore per poter far capire qualcosa, però qualche accenno l'abbiamo dato, e sicuramente se i nostri telespettatori sono attenti possono trovare comunque tutte le informazioni sul sito. Io mi ero trovata tante nozioni e tante domande da fare, ma non siamo riusciti ad affrontarle tutte. Vi ringrazio anche
voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo che l'appuntamento con il Laboratorio Salute ritorna di nuovo la prossima settimana. Ora non posso che augurarvi buon proseguimento di serata. Arrivederci.